ma se tu non sei stato neanche una persona per bene. Chi lo decide se uno è per bene o no? E chi lo decide? Innanzitutto penso l'opinione pubblica, i giornali. I giornali lo la decidono se uno è per... è una serie di beh, certo, i giornali lo decidono, certo, i giornali, Francesco. Grazie, Marco da Bologna. Sei un buffone, dai. Sì, è arrivato che l'altro. Sei un buffone, ma che ne so, è arrivato un altro. Buffone, perché te non puoi parlare così della radio, sì, della radio italiana all'aziende. Sì. Io voglio lanciare una sottoscrizione. Sì. Cioè, questa trasmissione deve chiudere. Sì, io deve spero chiudere. Che la gente capisca, perché ragazzi, non si può andare avanti così. È una, sì, vergogna. Sì. Perché tu non puoi. Questa non è cultura. Tu parli a 2 milioni di persone. Questa tu non è che cosa? Non è puoi calpestare la dignità della gente. Ma di cosa stai parlando? Ma di cosa parli? Ma di cosa parli? Non puoi, perché ma di cosa stai parlando? Il livello culturale di questa trasmissione pare zero. Sì. Tu non puoi parlare della gente. Vabbè, lasciatelo poi parlare, dai. Critica, lasciatelo parlare. La gente dai ti critica, ma te non hai le palle di ascoltarle. Te cosa fai? Mandi le ambulanze e non ti accorgi che l'ambulanza va mandata a te, non alle persone. Ma io ti sto lasciando parlare tranquillamente fino alla fine di questo delirio. No, ti spiego benissimo. Vai tranquillo. Tu infanghi la reputazione delle persone che ti chiamano. Sì. E questa è una cosa gravissima. Tant'è vero che, come dici te, che adesso ti sta venendo la pippa, sì, anche il sindacato dei giornalisti ti, sì, ha mandato un provvedimento. Cos'è che ti ha segnalato. Sì, ma per perché una... comunque sia, questo non è il modo di fare radio. Mi ha segnalato, sì, mi ha segnalato alla, esatto, alla, quest... esatto, alla questura. Quindi, certo, evidentemente si chiudono la tua trasmissione e fanno solo bene, per, sì, quanto mi riguarda. Tanti soldi se li hai, non muore di fame. Ma stasera abbiamo dei giornalisti freelance, delle persone giovani, persone che hanno voglia di lavorare al posto tuo. Bene. Tanto non cambia niente, tanto è molto meglio di te, perché tu non vuoi, cioè a livello giornalistico vali zero. Ti sei, te lo dico. Ti sei... Perché questo non è il modo di fare giornalismo. Vabbè. Tu dovresti istruire le persone, dovresti cercare di capire quello che vogliono dire. Tu invece non fai nulla di tutto ciò. Mm. Hai fatto? Hai finito? Cioè, anche perché a livello di informazione, secondo me, tu non svolgi un servizio di istruzione politica alle persone, di conoscenza, ma dici solo merda su tutto e su tutti. Poi anche sei molto maleducato, molto maleducato. Hai fatto? Brutte parole. Hai fatto? E questa cosa non va bene, anche perché la gente giovane, sì, per esempio dei bambini, ragazzi giovani che ti ascoltano, non dai, sì, l'esempio giusto. No. Cioè, tu che vai a correre, fatti una cura, vai a correre, ma non dire queste cose, vai a fare jogging. Ma non dire queste cose. Ma questo che ha fatto secondo te? Il modo scurrile di rivolgersi a te. Mi verrebbe in mente un sondaggio da sotto. Cioè, faresti educare tuo figlio a Giuseppe Cruciani? No, ma che ha fatto secondo te questo qua? Questo qua, che fine ha fatto secondo te? Ma non lo so, poverino Marco da Bologna. Ha espresso il suo parere. No, ma che ha fatto secondo te questo qua? Che ha fatto? Non lo so. Che ha fatto. Certo. Si è svegliato male stamattina. Che ti piace la gnocca, va bene, non è un problema. Si è svegliato male stamattina. Sembra figa così. Te parli a 20 milioni di persone, capito? Magari. Hai una responsabilità. Sì, ma se ti ascolta un bambino, bambino col padre in macchina che ascolta. Ma ti sei svegliato male stamattina? Lei giustamente non farebbe educare suo figlio. Senti, non dire puttanate tu. Non dire puttanate tu. Perché questa cosa dell'ambulanza dire stronzate. Non va bene. Paraccio, dai, perché? E allora non dire stronzate. Una persona che devi andare a prendere che sta male e senti la sirena, magari un medico si sbaglia. Sì. Sì, si sbaglia. Sì. E poi comunque sia è una cosa offensiva per le persone che lavorano sulle ambulanze. E io spero che anche qui un bel provvedimento arrivi. Tanto già speriamo che De Benedetti si sia svegliato, che ti dia 4 calci nel culo con tutto il fanno per fortuna non me li può dare i calci. Bene, ti sei sfogato? Sei tranquillo? No, perché scusa, anche questo modo di fare gli scherzi. Ma ti sei sfogato? Ma se a me mi chiama uno e ti finge magari la mia ragazza, una ragazza ci finge, io ci casco e gli dico 4 cazzate, ti rendi conto? Sì. Ti rendi conto cosa succede? Ma tu non fanghi la reputazione della gente e meriti quello che ti meriti. Ma ti sei calci nel culo. Ti sei sfogato o no? Ti sei sfogato? No, tanto scusa, non muori mica di fame. Ma ti sei sfogato o no? Guadagni 20.000 euro al mese. Ma ti sei magari ti sei un'altra cosa, parlerai di calcio. Ma ti sei sfogato o no? Ti sei sfogato o no? Ma siamo dei giornalisti precari. Ma ti sei sfogato o no? Ti sei sfogato o no? Ma ce l'hai fatto o no? Ma finalmente ce l'hai fatto? Ma ce l'hai fatto o no alla fine a sfogarti? Ce l'hai fatta? C'è bisogno di lavoro. Oh, ce l'hai fatta finalmente. Cosa ti dovresti in un certo senso vergognare? Certo. Ma infatti ti sei sfogato finalmente. Continua a chiamare mignotte. Ma ti sei sfogato o no? Non valgono un cazzo nella tua trasmissione. Vabbè, facciamolo continuare, che ci frega. Manda questo messaggio alle persone. Vedi cosa queste persone
facciamolo continuare, ma che ci frega, facciamolo continuare sto pazzo. Sì, ascoltami a me, anche il tuo modo di fare nei confronti comunque sia delle persone che non hanno lavoro, vai, si va a fanculo, licenziamo tutti, anche sì, sicuro, dico così, che tu dici a calci nel culo li licenzierai tutti, ma ti rendi conto? Le persone che hanno bisogno, comunque tu sei un fenomeno, mi sa che ti assumo, lo sai? Stai lì a parlare a tutti lì sulla poltrona, ti rendi conto? Mi sa che ti assumo, lo sai? Mi sa che ti prendo quella radio. Che lavoro fai? Che lavoro fai? Stai lì seduto, lei è là che ti fa il culo, è là per te, perché è là che difende. Marco, che lavoro fai? Che lavoro perché fai? Loro calpesteranno i tuoi... Io ho fatto il giornalista come te. No, ma che sono fai? Il giornalista freelance. Ah, ecco. Voglio venire al tuo posto. Ma io ti assumo. Ma ti assumo però. Domani mattina. Ti assumo domani mattina. Vengo, non c'è ma vieni poi qui. Magari mi danno il posto a me e te ti cazzo una calcina in culo. Ma benissimo. Ma vieni qua tranquillamente. Sei assunto. Sei il numero uno. Vieni qua. Ti chiamo ogni sera. Ma che non ti conviene. Ma che non ti conviene, amico mio. Ma non ho problemi. Vieni qui. Non è che il tuo amichetto è meno di te, perché il tuo amichetto tu l'hai preso apposta, è uno che ti lecca il culo sempre, ma per veramente volta, sono in contrasto, perché una persona che ha dignità, la dice, io con te la trasmissione non la faccio, io veramente la penso siccome senti la trasmissione, caro Marco da Bologna, siete tutti sulla stessa base. Caro Marco da Bologna, se senti la trasmissione che dici di fare, sai che io quel che dico è anche perché lo penso. Telefonati in ma quale palle? Ma quale palle? Ma che Radio Capital? Infatti io vado sempre su Radio Vai, Capital. Infatti si vede. È una grandissima trasmissione. Infatti si vede. Però hai 20 minuti che telefona qua. La rispettosa degli altri. Va a bene. Differenza tua. Bravo, addio. Ciao. E anche Zapping su Radio 1. Addio. Addio. Tutti a cambiare tutti, canale. Cambiate ti tutti. Ti faccio un appello, cambiate canale. Bravo. Così vediamo chi fa la pubblicità. Bravo. Iniziamo da iniziamo a boicottare la trasmissione. Bravo. Poi vediamo chi avrà la dignità, chi ti paga. Senti, e poi facciamo la trasmissione. Vediamo se vuoi, chi ti paga, se vediamo. Se vuoi un contributo per mensile te lo do comunque, un po' di soldini mensili te li do. Ciao, arrivederci, addio. È una cosa indegna la sua trasmissione.